testa, non prescindere dalle modalità, dai sorrisi che ci poniamo sempre nell'ottica di conoscere chi ci sta accanto. Perché, grazie ancora, grazie di essere stati qua. Con queste parole Barbara Pierini ha concluso presso la sala conferenze Lucia Capuano di Forio la presentazione del libro di Marina Curlo, la biologa napoletana costretta a vivere sulla sedia a rotelle a causa di una sindrome genetica rarissima. Ma nonostante tutto sono a dir poco disarmanti la sua eccezionale vitalità e la sua incredibile forza d'animo. A Disabilandia si tromba. È questo il titolo più che eloquente del libro con cui Marina abbatte con straordinaria ironia tutti i tabù che ci sono nell'odierna società nei confronti della disabilità, a partire proprio dalla sessualità. La lodevole iniziativa, che ha rappresentato anche un importante momento di riflessione sulle molteplici problematiche sociali legate alla disabilità, come il mancato abbattimento delle odiose e discriminatorie barriere architettoniche, è stata aperta dalla lettura di alcuni brani ad opera dell'attore e regista Giuseppe Iacono, che ha definito il libro un manuale di istruzione per rapportarsi verso la disabilità senza retorica. È sicuramente un manuale di istruzioni per rapportarsi in un modo diverso, nuovo, e anche privo di una certa retorica riguardo all'argomento verso il mondo della disabilità. Apprezzato e applauditissimo è stato l'intervento dell'autrice, Maria Curlo, presente in sala grazie al collegamento allestito con Skype, la quale, tra l'altro, ha detto che l'idea di scrivere il libro è nata dalla voglia di parlare della disabilità con ironia e senza i soliti stereotipi. La disabilità è sempre stata parte della mia vita, però più che la disabilità, quello che ha avuto un impatto maggiore sulla mia vita è il proprio rapporto con gli altri. Come gli altri vivevano questa cosa, come si rapportavano a me. E quindi da qui a questo punto mi sono resa conto che moltissime cose mi facevano molto arrabbiare, determinati comportamenti, determinate stereotipie, determinati atteggiamenti, e soprattutto notavo che nessuno ne parlava in maniera, diciamo, non solo aperta, ma senza parlare di parlare, è estremamente seriosa, estremamente tecnica, come se fosse, non so, una sorta di, appunto, trattato scientifico serio. E quindi mi sono detto, ma perché non si può scherzare della disabilità? Perché non possiamo parlarne in maniera ironica e far vedere tutti gli aspetti che ci sono, per poterli anche un po', diciamo, abbattere, ma senza farci due lagne così a piangere la mattina alla sera e concentrarlo. Quindi nasce un po' da questo mio bisogno personale, un po' di esorcizzare questo mio vissuto, e un po' di dire basta, magari si può ridere di tutto, si può scherzare senza problemi. E abbiamo cominciato a buttare giù la prima base, che era quella che poi ha portato a disabilitare, eccetera. Però, vabbè, forse io ho scoperto l'amore per la scrittura e non l'ho più mollato, e non so cavoli nostri. La dottoressa Nadia Penniello, psicologa, ha spiegato al pubblico le sensazioni che ha provato leggendo il libro di Maria Curlo. Mi sembra di conoscerti da sempre, hai raccontato così tanto. Questa cosa mi fa felicissima, veramente. Sì, infatti Barbara diceva, ma chissà, magari vuoi domandare qualcosa a Marina. Hai raccontato così tanto, ti sei aperta così tanto, hai aperto una finestra così bella su di te, se permetti anche sulla tua anima, perché poi hai esternato simpaticamente delle cose molto molto profonde. Io avrei difficoltà sinceramente a raccontare delle cose così profonde, anche dei vissuti così profondi, a raccontarli a tutti. È come mettere il collo sul ceppo, perché poi alla fine le persone possono anche mordere se tu ti esponi così tanto. Sei stata molto coraggiosa, però ci hai permesso una finestra su di te veramente bellissima, quindi non saprei neanche cosa chiederti per sapere qualcosa più di te. Aspetto il prossimo libro magari, oppure qualcosa che ci vorrai raccontare. È stata un'esperienza veramente, un viaggio, come un viaggio insieme a te, insomma, consigliabilissimo questo libro. Sono felicissima di questa cosa.